Beh, questa è, come si dice, come avete capito dal titolo, la storia di un giovane programmatore. Da qualche parte in Italia, di proprietà di Fratelli Speck, viene rintracciato dal dottor... No, mi fa troppo ridere, non ce la faccio. Ovviamente non c'entra niente. Questo talk ha una storia un po' strana perché è arrivato 17esimo su 17 nella votazione comunitaria e io come speaker manager ho parlato con tutti gli speaker e una settimana fa hanno detto ok, visto che una persona salta il tuo talk, eccolo qui che riappare da zero. E quindi allora ho cercato di dire, ok, in questa settimana devo arrangiare un talk per beginner, perché è per beginner, e vedere cosa ne esce fuori. E allora ho cercato di mettere insieme un po' tutta l'esperienza maturata in questi 10 anni della mia vita, che parte da tutt'altra esperienza, non c'entra niente con Django, ossia il mondo enterprise. Mondo Enterprise, io dico non c'entra niente con Django, semplicemente perché Django nasce, come sapete, per gestire un sito web di notizie. Quindi la scalabilità di un sito web è completamente diversa da fare intranet, fare applicazioni per le imprese che gestiscono device o cose, diciamo, più per impresa, no? Però effettivamente poi anche nelle applicazioni enterprise spesso e volentieri si hanno architetture abbastanza complesse, tipo un LDAP, DB, RAC, JM, code, ok, JMS sono le code in Java, e architetture complesse. Qui si front-end e back-end, per chi avesse studiato le architetture al mondo enterprise, 10 anni fa c'erano gli EGB che si mettevano in remoto e un'architettura che comunque ha fatto acqua dappertutto. Ci stanno parecchie parole che si dicono nell'enterprise. Un architetto software deve conoscere tutte queste mitiche parole e saperci mangiare con queste parole. Spaghetti, muove de magno, come si dice. In effetti siamo schiavi, e qui mi allaccio al titolo, delle nostre convinzioni. E quindi spesso ci ritroviamo, anche nel mondo enterprise, a mettere dei tabù e dire ok, no, il mondo enterprise è Java, il mondo enterprise è C++, è non, C Sharp, eccetera, eccetera. Però io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Perché ho fatto per anni performance e QA di applicazioni enterprise, ho girato un po' al mondo, ci sta pure qualche mio collega da queste parti, siamo stati in Sudafrica insieme. E devo dire che poi sono state, cioè, veramente le best practice non sono intrinseche di mondo enterprise. Quindi non è che solo perché Enterprise si scrive bene, si scrive male dappertutto. E poi si mettono le pezze. Per esempio, vabbè, problemi di memoria, io adesso vado veloce. L'importante è capire che non c'è uno strumento valido sempre e comunque. E noi dobbiamo cercare di non vedere solamente chiodi, altrimenti useremo sempre solo il martello. Django è una di queste, si pronuncia Django, è sviluppato originariamente da questi tre tizi molto interessanti. È diventato free a un certo punto e si è liberato, ha spezzato le catene ed è qui in mezzo a noi. Tutti, io spero che voi lo utilizziate o che lo utilizzerete nel vostro futuro. Python, come si dice, è un linguaggio fantastico.
divertente. Io non scendo nei dettagli tecnici perché secondo me sviluppare non è solamente trovare la giusta connotazione tra tecnicismi e deve essere anche divertente. E io devo dire che quando sviluppo in Java, che è la mia controparte, la mia parte, sono anche un Java architect e lavoro pesantemente in Java, mi trovo sempre molto, molto, molto triste nella sua forza contrattuale, cioè la sua forza nel mondo, nelle imprese. E quindi questa forza di Django che nasce, si libera e sta piano piano entrando in diversi clienti è una cosa che veramente mi rende felice. L'anno scorso c'è stato un trend anche molto positivo, arrivato al 30% di questi sondaggi qua. Sono molto ottimisti, secondo me, bisognerebbe vedere dove sono stati raccolti, però è molto ottimista e sono felice di mostrare questa slide. A me piace Python perché il software è bello da vedere, l'implementazione, devo andare veloce. Perché non c'è solo questo, l'importante nel mondo è gestire in modo abbastanza efficiente gli input e gli output di questi cosi qua. Quindi sviluppo con alte, bisogna imparare e sviluppare presto, come si dice, uno strumento che si impara velocemente è uno strumento che dà soldi, perché possono essere usati di persone, lo prendono, lo usano. E entrano nel team rapidamente, sono soldi. Che lo sviluppo sia semplice, che le persone riescano a capire quello che ha scritto qualcun altro, quindi seguire certe regole, la qualità del codice, eccetera, eccetera. Io penso di avere pochi secondi, quindi vedi, il tempo è proprio la slide giusta, bisogna andare rapidi. E quindi un'architettura Django che sviluppata, come sapete, proprio il principio di design di Django che è interessante. Cioè il fatto che la sessione, io non so, ho usato Strazio, ho usato tanti framework in giro per il mondo e questa sessione si gonfiava a dismisura. Adesso si usa molto il front-end, si usa il browser per cercare di limitare queste risorse perché spesso applicazioni grandi, enterprise, usano Java, che usano .NET, mettono tanta roba in memoria e si tende a fare qua. In effetti Django, che non c'ha questa architettura di front-end, è sviluppata per essere stateless e va veloce, quindi non mette parecchia memoria, usa parecchio database e quindi anche replica di database si riesce a scalare con la cache, si riesce a mettere. Un altro principio molto interessante proprio del deploy di Django è il fatto che la media, che è una delle risorse che occupano più tempo per il problema della dimensione dei file proprio di I/O, viene direttamente messo su un altro site. In applicazioni enterprise questo sdraia completamente i sistemi. Ho visto applicazioni andare giù semplicemente perché non era stato mappato sul web server la directory giusta. Invece con un website già direttamente nel design, con un sito diverso, non so se l'avete visto il site URL, sapete di quello che sto parlando. Comunque vado veloce. C'è tutto un supporto che io ho mappato uno a uno con tutta una serie di roba enterprise che salto a pier pari. Django ci piace perché, non perché lui è carino, perché è divertente, ma perché sviluppiamo il nostro ambiente. Facciamo un bella. Vado velocissimo, ho 5 minuti. Un environment, virtual env. Guardatevi Django Bash Completion, che è fighissimo, che riesce in qualche modo a usare anche i comandi e fare introspection. Io uso PyCharm, che ha tutto il supporto anche di virtualenv, molto interessante, molto utile. Solitamente nei progetti mi metto il mio file, vi spiego cosa faccio, poi non lo voglio dire, ognuno ha i suoi metodi. Mi metto un file che in qualche modo si porta dietro tutta questa roba per portarmela dietro fra i progetti, dopodiché crei il tuo blog e lanci il coverage. Cosa importantissima nelle applicazioni enterprise è fare i test del
vostro software. Questo chiaramente è il risultato del coverage, che significa fare i test e vedere quante linee di codice sono coperte, che è una cosa, non lo so, nel mondo enterprise non puoi fare applicazioni senza avere la copertura dei test. E trovate Django DevTools in giro, molto interessante, Django DevTools si chiama, non so se ancora sta da qualche parte, se no bisogna rimetterlo online, scritto dalla società con cui lavoravo precedentemente. Facilissimo, fate il vostro egg e siete online, ok? Vado avanti, eh? Questo era lo snippet per far funzionare anche gli alias, che sono una cosa molto interessante a livello di sviluppo. È lenta la cosa. Spesso ci ritroviamo a fare diversi comandi più con la shell in modo molto ripetitivo fra tutti, e quindi solitamente si creano degli alias sulla bash. Con questo vi permette di creare degli alias a livello globale di tutto il team di sviluppo. Vado, avanti. Messo in produzione, ce la possiamo fare. Questi sono i risultati con Fluent Dashboard, che è l'admin di Django, molto veramente facile da usare. Avanti, avanti, mettete le icone, diventa drag and drop. Guardatelo, è interessante. Questo è il plugin, si chiama iCal di jQuery. È veramente interessante poterlo mettere dentro le dashboard. Questo è l'admin di Django. Io solitamente le presento così. Questa visione, quando la vede qualcuno, non vede il classico admin, ma vede qualcosa di un po' più con le portlet, un po' più enterprise, come si può dire. Gliele puoi far vedere a seconda del profilo e niente, grafici, questo è molto interessante, si chiama, stanno tanti dei grafici, lasciamo perdere. Allora, questa è tutta quanta la roba che ho infilato dentro quell'applicazione, che vi ho fatto vedere al volo. E poi le slide saranno disponibili. Sono tutto il subset di applicazioni che vengono usate. Ok, per chi non ha mai visto Django, il Model View Template è molto simile all'MVC. C'è un modello che parla direttamente col DB, le viste e i template per mostrare l'HTML. Le viste c'è, cioè, la logica, quindi è quello che di solito è chiamato controller, e si arriva abbastanza rapidamente. La configurazione è semplice, non è complicata neanche il deployment. Voi mettete le vostre app e definite un database qui, poi in qualche modo in produzione qualcun altro cambierà queste cose, ma intanto è sviluppo. Supporta diversi database, questi sono quelli di default, ma ci stanno estensioni per altri database, quindi se diciamo, noi usiamo DB2, va bene, si può usare, assolutamente si può usare. Anche delle estensioni NoSQL molto interessanti per chi volesse. Django supporta il MultiDB, quindi volendo si può utilizzare tramite i router più di un database contemporaneamente, abbastanza in modo trasparente da tutto il resto. I modelli si scrivono in questo modo. Viene creato di fatto uno state chart, una struttura del DB in modo EAM, come cacchio si chiama? EV. Grazie. Scusa? Lui è il mio boss precedente. E niente, è molto facile. Voi dovete pensare che nel mondo enterprise si compone di tanti componenti, quindi di solito si decide, usiamo Hibernate, usiamo Odoo, usiamo, no, Odoo, questo ho sbagliato, un altro JPA, un'altra libreria, e si cerca di mettere tutto insieme e si fa una fatica tremenda a gestire le dipendenze per tutti questi progetti. Ogni volta che ne aggiorni una, ne devi aggiornare altre tre di rimando e stai sempre a fare un bagno di sangue. Questo
E questo solitamente è il mestiere del Java Architect. scherzo. Invece con una soluzione come Django, che è mantenuta da un singolo progetto, batterie incluse, tutto insieme, tutte queste cose, anche le migrazioni, che adesso sono state introdotte, è tutto molto più semplice, lo sviluppo è più semplice. La gente che arriva nel team è più ha più facilità a intervenire. Quindi avete le vostre tabelle e potete anche usare la shell direttamente per fare interrogazioni. Questo è l'ORM di Django, con cui potete creare dei modelli direttamente, salvarli, e potete anche fare delle query direttamente sulla shell. Quindi è possibile anche fare degli script direttamente che interrogano il database. Per esempio qui abbiamo dei libri, book object all significa dammi tutti i libri di questa tabella di fatto, oppure filtrali per pubblicazione, tutta una cosa che si mettono sia nel codice ma si può mettere direttamente anche degli script direttamente, quindi è un doppio potere come si dice. Ci sono parecchi libri. Come si dice, Marco Bene ha scritto uno, eccolo qua, sta qui, vero? E questa è tutta la documentazione di Django che trovate sul sito. E obiettivamente io i libri ne ho letto uno, devo essere sincero. Dopodiché la documentazione di Django è scritta veramente bene, c'ha una serie, io ho messo qua chiaramente tutto, generando le parole più usate in tutta la documentazione loro, ma fondamentalmente se volete vedere l'API, l'ORM, anche a vederlo in dettaglio, lì c'è veramente di tutto. E l'altra grande documentazione è il codice sorgente, cioè il fatto che sia open. Inoltre abbiamo la miglior community più simpatica del mondo che fa anche le torche del cazzo così. Domande? Domande? Tu sei il mio capo, devi stare zitto. No, se Django è più bello, ma ce la fa nessuno. Se Django è più bello, qual è il secondo? Qual è quello che Perché vuoi sapere il secondo? Cioè, l'importante è il primo. Cioè, dipende adesso Django è interessante per certi tipi di applicazioni, non può essere importante per tutti i tipi di applicazioni. Ci sono, per esempio, per applicazioni di monitoraggio si usa l'asincrono, come c'era dall'altra parte, il talk è interessantissimo su Python 3 e l'asincrono, e ci sono tanti strumenti anche lì, sia in Python sia in altri linguaggi. Di certo per fare una web app o un sito non andremo mai a mettere Tornado, a meno che non ci sia un valido motivo, perché la complessità che genera è sicuramente superiore a quella che è il beneficio, diciamo. Domande? Un back-end che serve solamente dati in JSON, una cosa REST. So che esiste anche l'equivalente REST, Django REST. C'è una libreria che si chiama Django REST Framework che va per la maggiore ed è una libreria che semplicemente con due righe di configurazione puoi esporre, diciamo, questi modelli, queste tabelle direttamente con una sintassi REST navigabile anche da internet, testabile al volo, con tutto, diciamo, documentata in qualche modo anche con l'interfaccia web, dove puoi parlare sia in JSON sia in XML, sia in classico modo. È molto molto utile soprattutto se devi fare applicazioni mobile che si agganciano alla tua applicazione back-end, diciamo. Diciamo, lo scopo principale di Django è comunque fare siti, cioè Beh, è applicazioni nato web. per fare un sito di notizie, poi obiettivamente io l'ho utilizzato per fare il portale interno, intranet, oppure per servire applicazioni mobile, oppure
questo è lo scopo suo, cioè obiettivamente questo è il suo utilizzo. Che ho, però quello che posso dirti è che il sito internet lo fa veramente bene, perché scala in modo, il fatto che non ci sia una vera percezione che venga usato, sfrutti la cache, sfrutti alcune feature che sono, potrebbero essere banali, ma il fatto che sono già preimpostate in un'architettura prestabilita che funziona bene è ottimo. Grazie. Hai accennato il backend, hai citato Celery. Se hai qualche ulteriore indicazione, consiglio, Celery, Redis, come gestire un po' il lato dietro. Grazie. Beh, sicuramente io Celery l'ho provato a usare, mi ci sono scontrato, obiettivamente è qualcosa che complica l'architettura un pochino, la devi pensare, dipende cosa ci devi fare, perché se devi fare solo dei task, veramente si può fare in 100.000 modi, anche semplicemente scrivere i task su un file system, qualche un altro processo separato se li guarda e se li esegue, cioè voglio dire, ci stanno tanti. Però la Redis invece è un progetto interessante, però non c'entra niente con Django. No, Redis come comunicazione, diciamo. Cioè la per il backend come. Sicuramente è interessante usare sistemi di code per dipende lo scenario che hai. Esatto, per fare piccole cose lo spooler di Whisky è esattamente integrato e ci si trova benissimo, non c'è questa complessità maggiore perché ce l'hai già, cioè, se utilizzi Whisky chiaramente, mettere qualcosa in più ti serve nel momento che ne hai bisogno. Ripeto, cioè, volendo dipende cosa, se hai bisogno real time, qual è lo scenario. Quando useresti Celery, questa è la domanda, quando useresti Redis? Sì, se ti era capitato di delegare al backend. Allora, Redis a me piace il fatto che sia comunque un chiave valore dove puoi salvare informazioni, cache, è sicuramente utilissimo. L'altra cosa positiva di Redis, che sicuramente Celery non ha, è la parte di sottoscrizione di un canale, quindi la parte. Altre domande? Vado con un classico. Ti sei mai pentito di aver scritto un'applicazione con l'admin di Django? Tipo che dopo un po' che la complessità aumenta, ti accorgi che non ci stai dentro con l'admin di Django? Ci sono tante estensioni, voglio dire, io principalmente sono andato su GitHub e ho trovato un fork di Django con alcune modifiche mie sull'admin, quindi è chiaro che, a dirvi la verità, ci sono delle scelte che non condivido, come penso tutti quelli che l'hanno usato, però tutto è estendibile, tutto è modificabile, il codice è aperto, quindi le potenzialità che dà l'admin, la velocità di sviluppo, mi dicono che comunque per certi tipi di applicazioni per quello che io ho avuto d'esperienza non tornerei indietro, cioè nel senso dovrei riscrivere tutto, cioè dovrei riscrivere, ma anche semplicemente alcuni componenti li ho estesi per fare alcune cose molto fighe che se no avrei dovuto scriverli da zero. Quindi chiaro che è uno strumento che non è faccio quello che mi pare, lo devo capire, bisogna studiarlo. Però una volta che l'hai studiato e lo sai estendere in certo modo è molto molto potente anche l'admin. Quindi no, direi di no. Le domande? Bene, grazie. Guardate, faccio un ringraziamento semplicemente a Mauro, che a cui ho rubato alcune slide. Grazie.